Io ho fatto foto con gente che pranzava e cenava sotto l'ombrello, quindi pronti a sfidare tutto pur di godere di un nuovo evento, di un momento di socialità. Quanto ha contato essere inseriti nel cartellone degli eventi del Giro d'Italia? Contato moltissimo, intanto a livello di prestigio, perché per noi è assolutamente un onore. Poi è il connubio di più manifestazioni che possono stare insieme e che godono l'una dell'altra, che insomma risentono degli effetti positivi l'una dell'altra, quindi per me è un onore enorme. Com'è questo street food? Bello, bello, veramente bello, e moltissimi, non vi dovete vergognare, c'è cioè una cosa bella, è ben organizzato, scrivessero con la qualità, grande qualità, sarebbe meglio, almeno uno lo sa. Bellissima iniziativa, bello. Beh, bello, sono appena arrivato e tanta gente, ha ripopolato la città e fa piacere vedere tanta gente. Che conti di assaggiare? Beh, ho appena mangiato a casa, però qualcosa si prende sempre. Ho le costatine con le patatine, un hamburger, vediamo. Com'è questo street food? Ottimo, sicuramente porta tante persone e questa cosa può far solo che bene alla ripresa di una città che comunque è stata fin troppo tempo in ginocchio. Allo stesso tempo abbiamo bisogno di riprenderci, di riapproparci dei nostri spazi e credo che questa cosa, questa iniziativa dello street food sia una parte importante. Sono già 3 giorni che vengo qui, devo dire che queste manifestazioni dovrebbero moltiplicarsi all'Aquila perché ce n'è proprio un bisogno fisico per noi aquilani. Abbiamo trovato degli ottimi piatti, della buona birra artigianale di tutto l'Abruzzo, di tutto il centro Italia anche, e delle ottime polpette del pastore di Alberobello. Una bella iniziativa. Siete aquilani? No, veniamo da... Io sono di Roma, qua becchi un po' tutto, siamo 2 romani, un siciliano di Modica e un emiliano Modenese. Di Modena. E come mai siete arrivati all'Aquila? Per il dottorato. E quindi questa manifestazione vi piace nel complesso cittadino? Sì. È fatta molto bene e attira tantissima gente, quindi... Beh, dai, dà un po' di vita al centro che non fa mai male, insomma. Molto carina, prende gente da un po' tutti i paesi vicini, peccato per il tempo che poteva andare meglio. A me piace molto da aquilano che non vive tanto all'Aquila perché è un segnale di vitalità, spontaneo, sincero e quindi sono contento. Devo dire ho fatto il paio mentalmente con qualche minuto di Giro d'Italia che ho potuto vedere ieri in televisione e appare insomma un'immagine della città più viva di quello che qualcuno dice. Credo che questo sia importante. Per cui bene. Sono appena arrivato e non mi sto deludendo. E l'ambiente come ti sembra? A parte il tempo è una bella giornata, diciamo. Interessante e soprattutto molto divertente, cioè hai la possibilità di assaggiare
un po' di specialità diverse e quindi alla fine ne approfitto e poi ti fai pure una bella serata con gli amici, quindi più di questo. Da dove vieni? Io dalla Sicilia. Cioè, io comunque so che bene o male, cioè, anche questa mia comune me ne parla, è una città viva, nel senso comunque ci sono attività e me ne parla molto bene, quindi proprio per questo motivo ho approfittato anche dell'occasione per venire a fare un salto. Per fortuna dopo tanti anni che insomma l'Aquila vive dei periodi un po' così per via del terremoto, insomma torna la gente in centro e questa è sempre una cosa positiva per la vita notturna, insomma per i giovani della città. Fantastico, finché si mangia va bene. E la compagnia, l'ambiente come ti sembra? Bellissimo. Ti piace la location qui al castello? Sì, interessante. Rispetto alla piazza com'è? È più raccolto, fa più città. Più raccolta, però anche l'anno scorso era bello, anche a Piazza Duomo, però comunque anche quest'anno è bello. Ci contavate quindi di tornare allo street? Sì, sì, certo, è la tappa principale ogni anno. Molto carina, molto socievole, sì. Come gli pare la nuova location dello street food? Vabbè, buona, assolutamente. Molto più raccolta, tanta gente. Della nuova location? Beh, secondo me è bello anche stare al castello, cioè comunque la piazza, essendo quella principale, l'anno scorso cioè ci si passava di più, invece il castello magari cioè, è un punto diverso della città dove stare. Anche l'amico Pelosetto allo street food, come mai questa scelta per questa sera? E io in verità sono in trasferta, sono venuta a trovare il mio amico e mi ha portato qui perché... Che te ne pare? A me è piaciuta molto. Non aspettavi di trovare una manifestazione così all'Aquila? Aspettavo tanta affluenza, però è una bella sorpresa, ammetto. Da dove vieni? Io sono di Vicenza. Quindi possiamo dire che l'Aquila con queste manifestazioni sta rinascendo? Sì, sicuramente la città è vivissima, è una bella sorpresa per me. E tu che ne pensi? Beh, io penso che comunque sta migliorando la situazione sicuramente, e anche perché studio qui, quindi vedo di volta in volta l'evolversi la situazione e niente, poi ho portato gente per far capire anche che tipo di rinascita c'è qui, perché di fatti c'è una rinascita. Com'è questo street food? Buono, c'è di tutto, gioventù, anziani, dopo tanto si rifà vita in comune, dopo che abbiamo dimenticato un po' le cose brutte, e anche la musica, è anche un piacere farlo qui in questo posto che oltre che il castello dell'Aquila come monumento è, ma anche come teatro e quindi come cultura, e si rinizia a rifare una vita di... Una vita sociale, una vita... Perché per noi che viviamo qui all'Aquila, chi vede la televisione non è soltanto rifare le case, ma noi abbiamo perso tantissimo oltre ai cari e tutto quanto, la vita normale. Non incontrare più ai nostri rioni una persona che si conosce e dire buongiorno, è cambiato tanto. E speriamo che migliori ancora. Box.